Dopo oltre 5 ore di acceso dibattito, l'Assemblea dell'ATI Idrico ha eletto il comitato direttivo che dovrà affiancare la Presidenza nello svolgimento dei suoi compiti statutari. Gli eletti sono stati i rappresentanti dei comuni di Agrigento, Licata, Sciacca, Santa Elisabetta e Villafranca Sicula. Solo la perseveranza del presidente Vincenzo Lotà e di pochi sindaci ha permesso di arrivare in tarda serata all'elezione del direttivo. Il dibattito tra i sindaci dell'Assemblea è stato poco edificante, considerando che la stessa seduta era pubblica. La disputa è sul modo di votare, che a detta di alcuni non era molto precisa nello statuto, ma le disposizioni erano chiare, si votava per rappresentanza dei comuni in base ai cittadini, voto ponderato. Ad Agrigento, sulla base di una popolazione di 58.323 abitanti, spettava una rappresentanza, secondo l'articolo 6,2 dello statuto, di 6 voti. Sciacca, con i suoi 40.899 abitanti, aveva diritto a 5 voti, a seguire così Canicattì con 4 voti, Favara e Licata, 3 a Palma, 2 a Ribera, Raffadali e Ravanusa, altri con minori, con un voto ciascuno. I voti disponibili erano 69 tra tutti i sindaci. Il dibattito è iniziato con il solito battibecco tra il vicepresidente Messana e l'onorevole Palepinto, come sindaco di Bivona, che chiede subito un rinvio di 48 ore, considerando che manca una lista unitaria da far votare a tutti per dare un segno di unità, ma non c'è accordo di rimandare. Lotà è determinato a dare entro la serata il direttivo, in modo da cominciare a lavorare sulle tante problematiche che il settore presenta e non dare più l'amministrazione dell'ATI al commissario. Si deve iniziare con il piede giusto, afferma il presidente Lotà, sindaco di Menfi. Si chiede anche un rinvio di 48 ore per fare un quesito alla Regione sulla poca chiarezza delle norme sul voto. Si prende ad esempio l'ATI di Palermo, dove hanno votato unitariamente su questa linea che si vuole andare. C'è chi chiede di votare con le schede che spettano ogni sindaco, secondo il valore numerico degli abitanti, ma non si raggiunge l'accordo, che sembra essere già stabilito su 4 dei sindaci, che manca però il 5° sindaco, che dovrebbe essere espressione anche di una parte politica. L'altalena è tra il sindaco di Camastra e quello di Grotte, per quello che sappiamo. Ma niente da fare, il tempo passa e la pazienza si comincia a perdere per via di questioni di lana caprina. Il sindaco Sapia abbandona l'aula. Da lì a poco lo seguono anche altri sindaci. C'è chi chiede una votazione come avviene negli ordini professionali, per lista, fino a fare le ipotesi più varie, ma non c'è nulla da fare. Alla fine si chiede una riunione a porte chiuse, fuori tutti, due capannelli soliti che contraddistinguono le due anime tra coloro che hanno ceduto le reti e quelli che invece non lo hanno fatto. Emerge sempre questa linea. Alla fine salta l'accordo anche sul 5° nome proposto, che è quello del sindaco di Cammarata, l'ex onorevole Giambrone. Si va all'acclamazione, ma i sindaci dell'altro versante della montagna non sono d'accordo, minacciando di lasciare l'assemblea. Interviene così l'onorevole Panepinto, che chiede a Giambrone di fare un passo indietro, e dopo un distinguo venuto anche dal sindaco di Favara, Rosario Manganella, che non vota, si propone il nome del sindaco di Villafranca Sicula. Si va quindi al voto unitario per acclamazione, con un'assemblea visibilmente mancante di tanti sindaci e con tanti problemi che restano ora da risolvere, un compito che certamente non sarà facile per il nuovo organismo dell'ATI.